Intanto, visto che questo sarà il primo video dell'anno, vi auguro che state passando tuttora un buon capodanno e spero comunque che il 2022 vi lascerà gioie, solo molte gioie e pochi dolori o mali. Ovviamente spero che il Sassuolo comunque in questo 2022 sarà ancora meglio del 2021, visto che abbiamo fatto il record di punti e abbiamo parlato nello scorso video. Però qua parliamo di Boga, un Boga che se ne va praticamente ufficialmente all'Atalanta per 22 milioni più bonus. Penso che era anche l'ora, sinceramente. Era anche l'ora, dopo 2 anni che se ne voleva andare, dopo comunque le dichiarazioni che ha fatto proprio Boga prima dell'ultima partita, proprio contro la Lazio, là in casa della Lazio, se non mi sbaglio, che poteva portarci all'Europa. Però che così non è stato, sappiamo tutti, e fare quelle dichiarazioni là. Poi comunque ammetto che la società ha leggermente sbagliato, perché dopo uno che ti fa queste dichiarazioni qua, te comunque la ammonisci come società. Però che alla fine non fai un granché. Dopo comunque 2 stagioni deludenti, io qualche domandina me la faccio. È vero che comunque là è stato un po' carnevali a mettere il muso, dire te hai fatto questa dichiarazione, allora rimani qua. Non credo che proprio funziona così, quando comunque credo che in quel momento storico, anche ora, credo che se vai a chiedere a qualsiasi tifoso del Sassuolo, dici: ma te sei contento della gestione di Boga? Credo che la maggior parte dicono di sì, a meno che non si ricorda solo dell'unica stagione decente che abbia fatto 2 o 3 stagioni fa, ma poi il resto non è che abbia fatto chissà che cosa. Ora, come è logico che sia, i tifosi dell'Atalanta sperano che diventi il Boga di 2 o 3 stagioni fa, grazie comunque alla cura Gasperini. Però comunque a Sassuolo non è che proprio abbia lasciato un gran bel pensiero su di lui. Visto che praticamente è venuto qua a Sassuolo, come la maggior parte, forse troppo di giocatori sconosciuto, che era sconosciuto, solo quanto aveva preso, 1 milione, 2 milioni, ora sinceramente non mi ricordo. Però ricordiamo anche che 2 stagioni fa, quando lui se ne voleva andare ufficialmente, ha avuto il Covid, quindi non è potuto trasferirsi, altrimenti già all'epoca molto facilmente se ne andava al Napoli, e dopo là chissà come sarebbe stata la storia di Boga. Quindi poi ha avuto questo Covid, è rimasto. Sappiamo tutti quanti la stagione che ha fatto, molto deludente. È vero, per molti infortuni, appunto anche per il Covid che non finiva più, eccetera. Però diciamo che mi aspettavo molto di più. Poi comunque dalla stagione dopo non è che abbia fatto chissà che cosa. Quindi boh, io se fossi un tifoso dell'Atalanta forse mi lascerei un punto di domanda su Boga, perché e questo è Boga, un punto di domanda. Quindi ora vediamo
come renderà all'Atalanta e niente, fino alla fine, forza Sassuolo, e noi ci vediamo a un prossimo video e buon Capodanno ancora. Ciao!